Veo a gente en la parte de tu estribor a la derecha de la balsa. L'allarme che arriva via radio, i salvagente caricati in fretta su un gommone e poi la corsa verso quegli uomini che annaspano in mare. Scene come questa si ripetono in continuazione nel Mar Mediterraneo. Questo è quello che è successo ieri a 22 miglia dalle coste della Libia. Il mare è calmo, la visibilità perfetta, un vecchio peschereccio in ferro con centinaia di persone a bordo è in difficoltà e lancia l'allarme. Siamo in 600, dicono. Quando arrivano i soccorsi, i migranti si agitano, succede qualcosa, la barca si capovolge. Tra i primi ad arrivare sul posto c'è la nave Destiny One di Medici Senza Frontiere. Recuperano 94 persone. Lei è Azella, appena un anno. Il padre, Mohamed, l'ha salvata quando era già finita sott'acqua e l'ha tenuta a galla fino all'arrivo dei soccorsi. Ora è stremato. Su quel peschereccio colato a picco c'era anche la moglie. Sono tutti salvi. Il bilancio ufficiale di questo nuovo naufragio è di 400 persone salvate e 25 cadaveri recuperati. Ma è molto probabile che in fondo al mare siano finiti altre centinaia di corpi. I superstiti sono arrivati nel pomeriggio a Palermo, con loro anche le 25 salme dei compagni di viaggio che non ce l'hanno fatta, mentre nel canale di Sicilia navi della Marina Militare, della Guardia Costiera e di Medici Senza Frontiere correvano in soccorso di altre imbarcazioni in difficoltà, come questo gommone già mezzo affondato. È una corsa contro il tempo che non finisce mai.